Mi date anche l'opportunità oggi di ricordare per quelli che partecipano attivamente al gruppo della Torre, di ricordare Irma Provida, perché Irma Provida è mancata proprio oggi, tanti anni fa. È stata una persona, una maestra eccezionale, devo dire una donna eccezionale, soprattutto se la ricordiamo negli anni in cui Irma ha fatto la maestra, ha fatto attività politica. Io devo dirvi un esempio, perché è stata una donna che mi ha insegnato, io da bambina, a essere convinta delle idee quando uno ovviamente le ha provate. Questo la porta che si apre. Ora, l'argomento del quale io mi occupo è molto meno tragico di quello di Giordano Bruno, fortunatamente riguarda però la vita di tutte le persone. Può diventare tragico in caso di eccessivo conflitto, riguarda un cammino lungo che c'è stato, no? Forse siete voi che lo ricordate a me, la storia del cambiamento della famiglia, non soltanto sociologicamente, ma anche giuridicamente, dagli anni 70 in avanti. Io ho molto riflettuto su questo, proprio in occasione dell'approvazione di questa legge, per ora da parte di un ramo soltanto del Parlamento, perché come sapete è ancora una proposta di legge ed è passata soltanto al Senato. Anche se il passaggio alla Camera è più facile, perché le maggioranze, diciamo, sono più ampie. Così sono più nette. Mi ha dato modo però di riflettere, di fare un confronto tra quello che era il mondo degli anni 70 e quello che è il mondo di oggi. Perché negli anni 70 il cambiamento del diritto di famiglia è stato un cambiamento epocale. Cioè, io oggi ho rifletto su come quella società di oltre 45 anni fa abbia potuto tutto sommato arrivare all'approvazione della legge sul divorzio nel 1970, allo stravolgimento del diritto di famiglia che c'era prima nel 1975 e il referendum per l'abrogazione, ovviamente limiti, quindi con la conferma sia della legge sul divorzio che della legge sull'aborto. Questa considerazione la faccio viste le difficoltà che invece noi generico, abbiamo avuto ad approvare una legge sulle unioni civili. Cioè, la domanda che secondo me ci poniamo di fronte è: ma questa società italiana è andata avanti oppure no? Perché se è stata in grado di fare tutto questo 45 anni fa, questa volta ha avuto parecchie difficoltà. E soprattutto la politica nel capire e interpretare la società italiana è davvero al passo dei tempi? Quando leggo, per contestualizzare la cosa, che però facendo un sondaggio anche il giornale cattolico Gazzetta d'Alba ha dovuto concludere che le persone sono a favore delle unioni civili. Allora, perché c'è stata questa resistenza all'interno del Parlamento, anche e soprattutto sulla norma della stepchild adoption, che poi adesso vedremo, ma di cui c'erano anche dei risvolti comici, perché poi nel dibattito parlamentare non tutti riuscirono neanche a dirlo, per cui è diventata la stepchild adoption, la stepchild association, voglio dire, era veramente il trionfo della mancanza anche di andare ad approfondire le culture, insomma, quello che potete immaginare. Ecco, quindi questa riflessione è la prima riflessione che a me viene da fare, perché davvero non ho capito come abbiamo fatto da coordinarci. Quello che vi posso dire, io l'ho per scontato, perché non voglio poi annoiarmi anche troppo sugli aspetti tecnici, no? Però riassumo brevemente. Voi sapete che la legge interessava che cosa? La possibilità di avere delle unioni civili per le persone dello stesso sesso, perché queste persone erano escluse dall'avere ogni tutela dal punto di vista ovviamente della loro unione. Non esisteva una forma perché queste persone avessero dei diritti nei confronti dello Stato, ma anche dei diritti reciproci. Le persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio, perché la legge definisce il matrimonio come l'unione tra due persone di sesso diverso, e così c'è il richiamo costituzionale. Quindi il problema sarebbe stato allora andare a intervenire anche su una norma costituzionale, però era innegabile che queste persone avessero diritto ad avere una tutela piena e ampia. Questo l'ha detto l'Europa, l'abbiamo sentito dire tante volte, ciò che l'Europa lo dice l'Europa, ma la verità era che prima di l'Europa lo diceva la Costituzione repubblicana. Cioè, bastava andarsi a leggere la Costituzione per andare a leggere l'articolo 3 e per scoprire che l'articolo 3 dal 1948 dice ovviamente che non ci debbono essere delle distinzioni in ragione di sesso,
Allora, quando parla di sesso, non parla soltanto di uomo o donna, ma parla anche di orientamento sessuale. Quindi, se due persone hanno un orientamento sessuale per cui che non è rivolto nei confronti della persona dello stesso sesso, è evidente che non possono essere discriminati per questa ragione. Ed è altrettanto evidente che il comma 2 imponeva alla Repubblica, così dice la parte seconda dell'articolo 3, che è il principio fondamentale della Costituzione, peraltro uno dei principi fondamentali che reggono la Costituzione repubblicana, di rimuovere gli ostacoli, cioè di far sì che quella diseguaglianza che c'è nella concretezza non sia più tale, di attivarsi per eliminare quelle diseguaglianze. Quindi, io ripeto, prima di pensare al nostro ritardo europeo, penserei al nostro ritardo nell'attuazione della Costituzione repubblicana. Mi sono permessa di fare questa piccola considerazione con una lettera su un giornale locale di matrice cattolica, e mi è stato risposto c'è anche la norma sul matrimonio. Ora, giuridicamente sappiamo tutti che il diritto di uguaglianza prevale su tutte le norme, cioè l'articolo 3 è una norma prevalente sulle altre. Poi noi non stiamo parlando di chiamare in matrimonio quella che è l'unione tra due persone dello stesso sesso, ma stiamo dicendo che vogliamo dare a queste persone analoghi diritti, perché così sta scritto. Quindi la prima parte riguarda, come ho detto, le persone dello stesso sesso, la seconda parte riguarda la convivenza che può essere tra persone ovviamente dello stesso sesso che decidono di non volersi legare con un legame di natura ovviamente economica, perché poi di questo parliamo, e ovviamente di persone di sesso diverso, la convivenza provvisoria, che ha una storia molto lunga, anche giurisprudenziale, perché sono molti e molti anni che si comincia a dare rilievo alla convivenza amore usorio. Sto parlando essenzialmente di persone di sesso diverso e rivolte nei confronti di quelli che sono i diritti nei confronti dello Stato, più che di diritti obblighi specifici. Spero poi di riuscire ad essere chiara, perché l'argomento purtroppo è molto tecnico, quindi necessariamente poi devo dare qualche consiglio. Cosa è successo nel dibattito parlamentare? Anzi, cosa è successo in tutto il cammino che ci ha accompagnato negli ultimi 10 anni? Perché si parla 15 anni, sì, ecco, giustamente 15 anni. Sono 15 anni che cerchiamo di fare una legge, sono 15 anni che ci sono sempre degli ostacoli. Forse anche l'abbinamento unioni civili, cioè unioni di persone dello stesso sesso, con convivenza, non è così remoto, cioè ha una sua ragione. Anche nel fatto che, ce lo dobbiamo forse dire francamente, non c'era il coraggio di dire intanto facciamo una legge per le unioni civili, cioè per le persone dello stesso sesso. Questo significava andare comunque a scontentare certi ambienti, per cui abbiamo sempre abbinato anche il discorso della convivenza, che invece ha un'origine e uno sviluppo completamente diverso. Comunque, inizia questo percorso parlamentare e subito la critica si accentra su una norma. Da un lato sul fatto che tutte le unioni civili, quindi tra persone dello stesso sesso, ricalcavano troppo la normativa sul matrimonio, e dall'altro tutte le critiche nei confronti della Assisted Child Adoption. Cioè, cos'è la Assisted Child Adoption? Ora non so se tutti quanti l'avete chiaro. La Step Child Adoption è la possibilità prevista già dal 1983 di poter adottare il figlio del coniuge, o del compagno, perché poi sì, o del compagno, cioè la legge lo prevede nei confronti del coniuge, ma con un'accezione così ampia che ci rientra anche il compagno. Quindi ad un certo punto del dibattito parlamentare, visto che si è arrivati ad un punto di stallo, viene introdotto da parte del governo un maxi emendamento che poi è quello che passa e che ora è passato al Senato e che diventa il caposaldo.